Si può individuare una causa che spieghi la fine della Repubblica? Oggi si tende a cercare la spiegazione nella storia di Roma nel suo complesso, di dare cioè una spiegazione di lungo periodo, evitando di attribuire la responsabilità della fine della Repubblica a un determinato fenomeno politico-sociale o a un personaggio preciso. Dobbiamo innanzitutto considerare che nel giro di 3 secoli circa, dalla fine della monarchia fino alle conquiste avvenute nella seconda metà del secondo secolo a.C., Roma, da piccolo villaggio di pastori e contadini, era diventata una città padrona di un territorio immenso, vale a dire di tutta l'area del Mar Mediterraneo, occidentale e orientale, un territorio estremamente composito per tradizioni politiche, culturali e sociali. L'elemento di crisi sta nel fatto che, pur avendo il controllo diretto e indiretto di un territorio enorme, le strutture politico-amministrative di Roma rimasero sostanzialmente quelle di una città-stato. Roma aveva raggiunto una dimensione tale da non poter essere amministrata da istituzioni di 3 secoli prima. All'inadeguatezza delle istituzioni repubblicane si aggiunsero la crisi economica, la questione agraria e i conflitti sociali di varia natura. Sorsero allora le figure di grandi capi militari, che comandarono sì, ma a vantaggio proprio, non più dello Stato romano. Il grande generale non fu più unicamente un soldato, ma divenne dittatore, capo supremo di una regione e infine, dopo scontri all'ultimo sangue, padrone dello Stato romano. Roma, infatti, per conquistare e controllare territori tanto grandi, doveva avere un esercito formidabile, ma quell'arma le si rivoltò contro. Chi comandava l'esercito poteva anche rovesciare il potere centrale, divenire padrone assoluto dello Stato. Roma, all'inizio della sua storia, era governata da un re. Ora, dopo circa 750 anni, tornava ad essere guidata da un re, anche se con un nome diverso.